Ciao a tutti, oggi insieme a Edoardo da casa Zaccaria prepariamo il pesto. Vi facciamo vedere come lo prepariamo, la nostra ricetta chiaramente, così nessuno può dire utilizzeremo il frullatore, così anche se abbiamo il mortaio, ma visto che ne prepareremo tanto, visto che ci serve per quando, Edoardo? Per l'inverno. Lo useremo poi nell'inverno, allora l'abbiamo appena raccolto questo basilico del nostro campo. Olio extravergine d'oliva bello freddo, l'abbiamo tenuto in frigorifero un paio d'ore, così ci aiuterà poi a mantenere il colore. Parmigiano reggiano 30 mesi da grattare, perché un'altra cosa importante è non usare già il formaggio grattugiato, perché comunque sia non è come appena grattugiato. L'aglio l'abbiamo detto, giusto? Mi ricordo. Utilizzeremo, che cos'è il segreto per farlo diventare bello, lasciarlo bello verde? Cos'è? Ghiaccio. Il ghiaccio, bravissimo. Poi ci andiamo a mettere del ghiaccio, perché durante la lavorazione col frullatore il ghiaccio ci aiuta a tenere una temperatura abbastanza bassa. I pinoli ugualmente li abbiamo messi in congelatore, in maniera che quando poi li andiamo a mettere all'interno della campana, anche questi ci aiuteranno a tenere il freddo molto molto vivo, e di conseguenza il basilico non tenderà a diventare scuro. Allora, prima di tutto, Edo, dobbiamo tagliare il parmigiano. Perciò prendiamo un coltello. I coltelli tagliano molto, questi qui sono nuovi. Apriamo la bella forma di parmigiano, un bello spicchione. Questo già è. Va bene. Buono. Qui un parmigiano 30 mesi, così una giusta stagionatura, è perfetto per questo tipo di preparazione. Okay. Noi abbonderemo sia con il parmigiano che con i pinoli. A noi ci piace un bel pesto bello, bello pinoloso, bello parmigianolo. Okay. Allora Edo, facciamo così, spostati di qua e inizia a grattugiare il parmigiano. Ti avvicino, ci mettiamo così. La gara, vediamo, farla girare ancora un po'. Ok, beh, inizia a grattugiare. Okay. Okay. Schiaccia pure, schiaccia, bravissimo. Questo lo grattugiamo appunto al momento, perché è molto buono, è profumato rispetto a un parmigiano grattugiato con troppo anticipo. Voilà, aspetta, questo pezzone. Questo è uno spicchio da circa un chilo, però considerate che noi appunto andremo a preparare una bella quantità di pesto. Visto che il pesto 2019 l'abbiamo terminato, siamo dovuti mettere subito in moto per prepararne dell'altro. Questo c'è anche un po' di meno, intanto alla fine, vai. Adesso attenzione che questo ha la crosta finale, quando lo grattugiamo teniamo l'ultima parte e non la grattugiamo, la lasciamo indietro. Questa è una delle preparazioni che non può mancare a casa nostra. Allora, facciamo adesso il pesto alla genovese, poi quando sono pronti i pomodori prepariamo la conserva, facciamo un po' di sottaceti, anche se ci piace fare la versione che trovate sulle nostre pagine, c'è la versione super veloce cotta al microonde, però un po' di vasetti li facciamo ugualmente. Di quelli classici prepareremo le cipolline, prepareremo della conserva e poi anche delle confetture.
per i formaggi. Ok, io direi di farne. Guarda, secondo me basta però. Ce lo teniamo da parte, eventualmente lo facciamo dopo. Allora, il parmigiano è pronto. Ok, adesso l'olio ce l'abbiamo. Il procedimento è veloce, vero? Sì. Cosa c'è da fare adesso? Adesso dobbiamo il basilico. Adesso frulliamo tutti gli ingredienti, partiamo però. Ti sposto il frullatore, abbiamo un bel bicchierone, un bel frullatore quello capiente, così riusciamo a fare tanto pesto. Il basilico l'abbiamo lavato, l'abbiamo strizzato, Sì. Ti metto qua che ti passo gli ingredienti. Allora, prima cosa da fare è frullare i pinoli insieme all'olio, almeno una parte di olio, perciò apri pure qua, leva il coperchio, lo appoggi tutto, leva proprio anche la tua pezza. Tieni sempre qua. Ok. Poi ci metti metà di questo olio dentro. Io prendo intanto dal congelatore i pinoli, pinoli italiani e del ghiaccio. Ok, metti ancora. Perfetto, basta. Questo è dentro, lo mettiamo dentro. Poi andiamo a mettere questi pinoli qui, sono circa mezzo chilo, cioè mezzo chilo di pinoli, li andiamo ad aggiungere. Tutti dentro, ecco che così, e li rovesci. Tieni qua, così almeno tutti dentro. Ok. Sono, come dicevamo, congelati in maniera da aiutarci poi nel tenere il più possibile il composto bello freddo. Adesso. Uno spicchio d'aglio, prendo un coltellino e lo andiamo a pulire. Gli leviamo l'anima. Okay. Butta pure dentro, vedo. Uno per casa nostra è più che sufficiente. Perfetto. Allora, adesso mettiamo il coperchio. Ok, poi ti sposti un attimo, prendiamo un po' di sale, mettiamo anche un pizzichino di sale, così lo mettiamo su. Il sale ci aiuta anche questo a mantenere il colore, eh? Adesso partiamo. E ci mettiamo dentro qualche cubetto di ghiaccio e rifacciamo partire. Okay. A questo punto leviamo il coperchio e iniziamo ad aggiungere il basilico. Qua dietro, non schiacciarlo troppo, se no lo rovini, poco alla volta, e lo butti dentro in maniera da non schiacciarlo, perché se lo andiamo a schiacciare poi andiamo a rovinare il colore. Aggiungiamo ancora, ci rimettiamo un po' di olio. Considerate, come si diceva, che noi ne stiamo preparando parecchio, perché ci servirà poi per il nostro fabbisogno invernale. Allora, aspetta, iniziamo, vai. Forte. Facciamo un lavoro, prendiamo un lecciapentole, apriamo e aiutiamo il basilico ad immergersi. Richiudiamo, vai. Bello.
dell'altro basilico, oppure non lo farlo andare quando è aperto, per quando è aperto, sennò sporchiamo ovunque. Ancora, metti pure il basilico. Metti. Ok, aspetta un attimo, adesso chiudiamo e poi fai andare. Vai. Andare. Aiutiamo. Ci mettiamo ancora un po' di ghiaccio. Ok, vai. Diamo sempre un'altra gelatina. Allora, adesso questo qui lo frulliamo ancora un pochettino, fino a quando il ghiaccio non si scioglie bene. Aspetta, ricordati sempre di aspettare quando ho chiuso. Vai. Ok, adesso cosa facciamo noi? Prendiamo questa parte di pesto, che chiaramente non è finito perché ci manca ancora il formaggio, e lo mettiamo all'interno di questa boule. Frulleremo tutto l'altro basilico con il restante olio, dopodiché amalgamiamo questa prima base, perciò il basilico insieme all'aglio, l'olio extravergine d'oliva, il ghiaccio e appunto gli ingredienti che ci servono per il pesto, tranne il parmigiano. Il parmigiano noi solitamente lo aggiungiamo all'ultimo, vero Edo? Perché ci piace sentire appunto il parmigiano, allora lo aggiungeremo solamente nel momento in cui tutto il basilico è frullato. Vediamo un secondo. Iniziamo. Levo pure il coperchio, aspetta, tienilo in mano un attimo. Guardate intanto il primo pesto, chiaramente è la base, come bello verde. Adesso ci andiamo ad aggiungere, guarda che bello, adesso ci andiamo ad aggiungere tutto l'olio, tieni, metticelo pure tutto, rovescialo, questo se ne serve ancora ce lo mettiamo. Poi tutto questo basilico, appoggio pure il coperchio così ti torna meglio. Tanto io faccio vedere, tanto faccio vedere, vedete com'è bello, bello verde. Il testo è bello e buono quando è bello verde, altrimenti non va bene. Vai, ok. Nel frattempo mettiamo altri cubettini di ghiaccio. Ripeto, considerate che noi ne stiamo veramente facendo tanto. Ancora Edo? Ancora. Mettiamo pure. Adesso dobbiamo frullarlo tutto insieme. Copri, vediamo una foglia che è caduta, chiudi bene, e farla andare, no, aspetta, vai, aspetta che abbiamo la sicurezza, questo frullatore giustamente, bisogna schiacciare. Aggiungiamo altro basilico. Allora, io farei così, andrei a prendere l'altro olio, aspetta a chiudere. Extravergine d'oliva in arrivo, questo è un olio ligure, un olio delicato, così non va a coprire il sapore del basilico. Copriamo e ripartiamo. Vai. Sì, la cosa importante è non stressare troppo le foglie, perché altrimenti andiamo a rovinarlo. Ok,
aspetta che ci mettiamo altre foglie, poi io direi, vai, frulla. Questo passaggio è molto importante, il fatto di fermare ogni tanto, dare una girata in maniera che aiutiamo la lama a frullare il basilico nella maniera corretta. Ok, vai. Io direi che anche questo c'è, è pronto. Allora, lo puoi rovesciare se vuoi tutto qua dentro. Vai, guardate lì che bello. Ok, fantastico. Ok, dentro, c'è pure. Benissimo. Adesso frulliamo le ultime foglie. Edoardo, butta pure dentro tutte le foglie di basilico. Ci rimettiamo qualche cubetto di ghiaccio. Parte finale, voilà. Alla fine ci sono andati circa 2 litri di olio. Perfetto, copriamo. Vai pure. Ah, bisogna fare il gioco. Ok, gira. L'ultimo, se c'è una foglia ancora intera, tiro più basso di basso, se no, oh, che bravissimo. Voilà, basta. A questo punto non ci resta che aggiungere il parmigiano. Guardiamo se va bene di sale, prendiamo, attenzione, prendiamo 2 cucchiai, a parte che dobbiamo ancora mettere il parmigiano, però intanto ci rendiamo conto un attimo, tieni, ci rendiamo conto se... La terra secondo me si mangia la pasta. Il pesto. Ci aggiungiamo il parmigiano. Allora, l'olio, Metti pure le manciate di parmigiano qua dentro. Sì, sì. Metti, versa senza metterci la mano dentro, che sennò si sporca tutta di pesto. Ok. La fai? Se vuoi fare, puoi fare anche così, se vuoi. Se te lo tengo io, te lo tengo io con la mano. Ok, aspettiamo un attimo, adesso un attimo che giro questo. A noi ci piace, ripeto, così, il parmigiano messo all'ultimo, rimane più buono perché non si scalda. Ce l'aggiungiamo solamente all'ultimo momento, quando ormai il pesto è pronto. Vai, rovescia pure tutto dentro. Voilà, ci sia. Guardate che bello. Adesso noi lo metteremo poi all'interno. Fagli vedere, Edoardo, i contenitori. Questo qui è il contenitore piccolino, da 50 grammi di pesto. E poi c'è quello più grande, che è questo qua, fagli vedere, Edo, che è quello dove ci stanno dentro 100 grammi di pesto. Considerate sempre che i 100 grammi servono per 2 porzioni circa e 50 grammi per una porzione. Voilà. Io direi che ci siamo. Adesso noi lo prendiamo, lo mettiamo all'interno dei nostri contenitori e poi lo andiamo ad abbattere con l'abbattitore di temperatura in maniera da portarlo a una temperatura negativa, dopodiché lo andiamo a stoccare in congelatore. Man mano che ci serve ce lo tiriamo fuori e lo mangiamo. Questo è il pesto, guardate che bello. Qui ne abbiamo fatto circa 4 kg, ce ne sono venuti fuori. E diciamo, con 4 kg per un po' di tempo ci mangiamo la pasta, eh? Sì. Va bene? Allora, adesso noi poi vi posteremo appunto il video con anche la ricetta, così se lo volete rifare anche a casa lo potete preparare. Ripetiamo, che cosa abbiamo fatto, Edo?
Abbiamo messo il basilico. Abbiamo fatto il pesto alla genovese e nel pesto alla genovese abbiamo messo all'interno del frullatore. Prima cosa abbiamo fatto? Prima abbiamo messo l'olio con i pinoli e l'aglio. E poi? E poi abbiamo messo il basilico. E alla fine nella boule cosa stiamo facendo? Non mettendo il parmigiano e lo stiamo mescolando insieme al pesto. Perfetto. Allora, noi vi salutiamo, vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima ricetta da Casa Zaccaria. Ciao! Ciao ciao!